scrivere con la luce, per trasformare delle semplici parole in un oggetto unico e fare in modo che diventi un ricordo indelebile. Neon Alpi, da quasi 50 anni progettiamo, realizziamo e montiamo insegne luminose con la serietà e la professionalità che da sempre ci contraddistingue. A Bolzano, in via Riva di Sotto 56, www.neonalpi.it. C'è un posto dove acquistano il tuo oro non con pochi, ma con tanti soldi e subito. Golden Cash a Bolzano, il compro-oro più competitivo del settore. Allora, cosa aspetti a portare i tuoi oggetti in oro anche rotti da Golden Cash in via dell'AI1 a Bolzano? Info al numero 392-7027217. Cercate un ristorante raffinato ed accogliente, curato in ogni minimo dettaglio, dove poter assaporare un'ottima cucina fatta di materie prime selezionatissime e presentata con classe ed eleganza? Il tutto accompagnato da una vasta scelta di vini e da un servizio attento a soddisfare tutti i gusti e le esigenze della clientela? Allora il ristorante da Pino fa il caso vostro. In via Postal 39 a Grumo, autostrada A22, uscita San Michele, mezzo corona. L'Alto Adige è un luogo davvero speciale, che dentro di sé racchiude un mondo di energia. Energia che ci mette in moto, che ci elettrizza, che ci dà la carica. Energia per la nostra terra, la nostra energia. SEL. Allora, rieccoci amici sportivi, vedete non sono più da solo, sono in compagnia del nostro direttore commerciale Massimiliano Maglione. Facciamo un breve intermezzo prima di proseguire con i nostri ospiti, due li abbiamo congedati, perché prima insomma si scherzava, ma Eugenio Cugnetto e Cristian Avancini insomma in questa puntata non avrebbero dovuto partecipare, soprattutto Eugenio Cugnetto che si è infortunato in chiusura di partita e quindi insomma andrà a fare i controlli del caso al pronto soccorso di Bolzano, evidentemente per valutare subito l'entità delle sue infortunio. Li ringrazio ancor più proprio per la loro presenza in compagnia di Massimiliano Maglione, perché Alto Adige TV in una puntata di A Tutto Campo, nella quale si parla della città di Bolzano, fa un annuncio ufficiale, penso che sarà assolutamente molto gradito dal presidente del comitato organizzatore Stefano Costalbano. Quale? Ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sì, l'annuncio è che comunque, come lo scorso anno, saremo presenti anche quest'anno alla manifestazione come media partner. Produrremo una trasmissione quotidiana in onda alle 20:15, in replica alle ore 23. E per chi non potesse vederlo in serata, sarà visibile sul piccolo schermo alle 15:30. La novità forse di quest'anno è che la trasmissione non andrà solamente in TV, quindi su Alto Adige TV, ma sarà presente anche sul nostro sito internet altoadigetv.it. E, per tutte le applicazioni poi, no? Certamente, questa forse è la novità più importante. Tutte le puntate del Città di Bolzano potranno essere viste sul nostro applicativo Alto Adige TV, scaricabile gratuitamente sia da smartphone che da tablet. E quindi ovviamente non si troverà solamente la trasmissione Città di Bolzano, ma ci sarà anche tutta l'informazione, l'intrattenimento e quant'altro insomma. E poi la conferma anche della diretta nella serata sicuramente conclusiva. Sì, non l'ho citata perché comunque l'abbiamo già
abbiamo già avuto modo di fare lo scorso anno, quindi quest'anno comunque si riconferma le tre finali, il Memorial Casolino, la finale Open e la finale Amatori su Alto Adige TV in diretta, ovviamente, con, presumo, il commento di Andrea Selmi. Non lo so, mi dovrai incaricare tu, visto che organizzi tu, insomma. Ma evidentemente, insomma, guarda, stavo proprio programmando, insomma, quello che sarà poi evidentemente il nostro palinsesto durante il mese di giugno. Andavo a rivedere la diretta della scorsa stagione nella serata conclusiva e ti devo dire, ci siamo divertiti, mi sono divertito anch'io, 4 ore di diretta, una maratona praticamente, però molto divertente, perché poi alla fine... Presumo che si siano divertiti anche i telespettatori, visto che abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi proprio per questo, visto che comunque è una novità, Andrea, insomma, in quella che è la nostra provincia, avere la potenzialità di poter fare una diretta TV, insomma... Magari le mandiamo, chiedo alla regia, le immagini, insomma, di copertura relative alla scorsa edizione, che è stata una bella edizione gratificata appunto da una diretta televisiva, che poi, lo sai, adesso ci sta chiedendo tutti praticamente. Non avevamo ripreso la finale terzo quarto posto perché da palinsesto alle 19:30 avevamo il telegiornale, però le squadre amatori che giocavano a quell'ora, insomma, si sono un po' lamentate, ma qui ci penserà il comitato organizzatore a venire incontro a tutti. Il nostro meglio, insomma. Ecco, no? Qua non siamo autoreferenziali, come vedete. E qui poi ci saranno i vari premi, insomma. A proposito di premi, ti stavi dimenticando una cosa importante? Sì, noi premieremo... Che hai partorito, insomma... Sì, in giornata praticamente, esatto. Andrea, no? Premieremo il miglior giocatore della serata del Città di Bolzano. Per tutte le 18 serate del Città di Bolzano sarà premiato il giocatore che ha fatto meglio in tutte quelle che sono le partite. E sicuramente non sarà solamente una premiazione per l'Open o Amatori, ma vorremmo coinvolgere anche i Pulcini, perché ci sono dei bei grandi giocatori che sono piccoli. Bravissimo, sei in tema della puntata. Abbiamo i Pulcini del Sud Tirol, Mario, ci stanno sulle Pulcini del Sud Tirol, evidentemente. Ok, del torneo Città di Bolzano parleremo fra poco anche con il presidente del comitato organizzatore Stefano Costalbano. Adesso io lancio secondo servizio, così posso congedare Massimiliano Maglione, che ringrazio, il nostro direttore commerciale, insomma, che ringraziamo anche, insomma, per questa conferma che è importante su Città di Bolzano, una manifestazione che abbiamo modo di vedere al di là evidentemente di quelli che possono essere i contenuti tecnici. È anche una manifestazione che coinvolge larga parte della popolazione bolzanina e non solo, in serate piacevoli da trascorrere in compagnia. Ok, allora, se... dimmi Max. Prima cosa, volevo sottolineare il fatto che non potevamo non esserci a Città di Bolzano, visto che con il nostro palinsesto sportivo siamo gli unici ad avere poi un palinsesto sportivo, quindi questa ci sta anche a Città di Bolzano. Questa è la sviolinata finale per indorare la pillola. Allora, noi andiamo a vederci, secondo servizio della serata, più precisamente il match di oggi pomeriggio al Briamasco fra un Trento lanciatissimo verso il traguardo del secondo posto e l'Albiano. Poi ne parleremo col direttore sportivo Marco Pedrotti, poi ancora il Città di Bolzano, insomma, ancora tanta carne al fuoco. Non andate via, grazie ancora Max. Grazie Andrea. Trento Albiano, ovvero un grande spot per il calcio trentino. Al Briamasco il big match della 27esima giornata finisce 2-2 con gli Aquilotti che sprecano l'impossibile, vanno sotto, rischiano la beffa e acciuffano il pareggio solamente all'89esimo. Da circolino rosso le reti di Marzocchella e Conci, uno dei 9 ex in campo tra le fila ospiti, è difficile tenere il conto delle palle gol create dalla squadra di Melone. Il Trento parte fortissimo e schiaccia l'Albiano nella propria tre quarti. Al quarto Ferrarese spara alto da ottima posizione e al decimo Nardini anticipa in scivolata in area piccola Pancheri con un